Porto di Pesaro in arrivo una nuova ciclabile e un eco isola per la plastica. Rompeva specchietti e chiedeva risarcimenti, truffatore seriale fermato a Fano. Conti in rosso e tasse, la protesta delle agenzie di viaggio pesaresi. Monbaroccio, sopralluoghi alla Bricciotti per ripristinare la residenza sanitaria. Benvenuti al telegiornale di venerdì 9 ottobre. Il nostro Rossini News questa sera apre parlando del porto di Pesaro perché si prepara a cambiare volto. Il comune infatti ha beneficiato di fondi europei destinati alla creazione di un nuovo tratto di ciclabile che collegherà Viale Trieste con la banchina del porto fino al ponte di Soria e Baia Flaminia. Un altro finanziamento sarà invece destinato alla realizzazione di una eco-isola sperimentale destinata al corretto smaltimento di plastica dei pescatori. Ne abbiamo quindi parlato con l'assessore comunale Daniele Vimini e con il consigliere regionale Andrea Biancani. Un intervento credo molto importante sia dal punto di vista simbolico ma anche pratico, perché non solo va ad aggiungersi agli oltre 80 km ciclabili della nostra città, per cui ci ha fatto risultare primi insomma anche quest'anno nelle graduatorie non solo di ciclabili ma anche di utilizzo delle stesse. Questo ovviamente è merito dei pesaresi, che almeno uno su tre utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, quindi non solo per la passeggiata della domenica, ma diciamo questo intervento è molto importante perché va a cucire un'area che fino ad ora non era perfettamente collegata, che riguarda l'area di Viale Trieste fondamentalmente con il ponte del porto, il cosiddetto ponte di Soria, che poi apre la continuità ovviamente attraverso la ciclabile nel lungo fiume, poi agli altri quartieri residenziali più popolosi, oltre al centro, ma anche Pantano o Soria e via dicendo. Quindi sostanzialmente un intervento che va a raccordare la rotatoria del porto con Viale Trieste, passando lungo il porto, lungo la banchina, quindi risparmiando anche quello che è, per chi conosce un po' la zona, il traffico di biciclette su Via Napoli, che a volte è sommato al traffico veicolare, insomma può creare specialmente nelle sere d'estate alcuni problemi. Ora tutti quelli che risalgono da Viale Trieste verso il centro o viceversa possono passare appunto per questa nuova ciclabile molto bella, ovviamente sarà pronta auspichiamo in primavera. Oggi ha presentato il progetto esecutivo, quindi a brevissimo ci sarà la gara. Non è un intervento complesso, è un intervento appunto più di raccordo e di cucitura, ma che crediamo che avrà una forte valenza di funzionalità, di bellezza, di appunto eliminare traffico improprio e soprattutto diciamo anche di fare passeggiate più in sicurezza. Pensiamo a una famiglia magari con i bambini, con le biciclette al seguito e via dicendo, si passa più lontani, anzi lontani dalle auto, e quindi diciamo anche più bellezza e più sicurezza. Ricordare l'entità del finanziamento per questo lavoro? Sì, sono 150.000 euro che sono stati ottenuti appunto con finanziamenti europei, e quindi diciamo anche un lavoro in più che si unisce a un contributo alla ripresa economica. Si tratta della legge 33 del 2018, di cui sono stato il primo firmatario, una legge molto importante che ha l'obiettivo di ridurre i rifiuti plastici in mare e sulle spiagge. La legge prevede anche un'attività di sperimentazione e appunto nel porto di Pesaro verrà attivata un'isola ecologica che sarà utilissima, perché consentirà ai pescatori di poter portare appunto all'interno di questo spazio le plastiche che vengono raccolte durante la loro propria attività. Sembra una cosa poco importante, ma in realtà è molto importante, perché attualmente i pescatori sarebbero costretti a pagare lo smaltimento delle plastiche che raccolgono durante l'attività di pesca, quindi aumentando i costi anche di produzione rispetto al loro lavoro. Grazie a questo accordo fatto tra Marche Multiservizi, Capitaneria di Porto, Comune di Pesaro e Autorità Portuale, e insieme ovviamente alla Regione Marche, sarà possibile fare questa attività di sperimentazione, che consentirà anche di capire sia quella che è la quantità di rifiuti che i pescatori plastici, che i rifiuti che i pescatori raccolgono, ma anche di capire la qualità, cioè capire che tipo di rifiuti oggi sono presenti all'interno delle nostre acque. Mi sembra di aver capito che è un esperimento che poi si
punta a replicare anche negli altri porti della regione. Sì, un'attività, appunto, dicevo, sperimentale prevista all'interno della legge, e l'obiettivo è ovviamente riuscire a replicare questo tipo di attività anche in altri porti a livello regionale. Devo dire che anche a livello nazionale in realtà il governo più volte che annuncia questo tipo di attività, cioè consentire ai pescatori di poter riportare le plastiche raccolte durante l'attività di pesca e di poterle smaltire. In realtà ancora non è stato fatto, diciamo, non si è concretizzato nulla. Questo può essere veramente una bellissima attività che parte dal porto di Pesaro, dalle Marche, per poter essere anche punto di riferimento a livello nazionale. Qual è la portata del finanziamento che sostiene questo intervento? Beh, a livello regionale abbiamo fatto un bando legato al FEAMP che prevede un finanziamento per questa isola di circa 150.000 euro a favore del comune di Pesaro. Il tema delle plastiche in mare è un tema ormai molto sentito, anche perché riguarda anche la qualità delle acque, ma anche tutta l'isola, tutta la catena ecologica, cioè anche i pesci che molte volte, come dire, muoiono a causa appunto della presenza delle plastiche in mare. Quindi questo progetto ha una valenza soprattutto anche di tipo ambientale. Ed ora il consueto appuntamento con gli aggiornamenti dei dati sanitari riguardanti il coronavirus nel nostro territorio. Dopo l'impennata di 84 casi di due giorni fa e i 66 di ieri, cala l'aumento dei contagi giornaliero. Oggi sono 49 i nuovi casi rilevati su 2.295 tamponi effettuati. La provincia ascolana resta la più colpita con 17 casi, quella di Pesaro Urbino ne ha invece registrati 6. Ed ora passiamo alla cronaca e ci spostiamo a Sasso Corvaro perché un 25enne è stato arrestato per atti osceni. L'uomo in questione aveva assunto un comportamento da stalker rivolto verso una 16enne di Vallefoglia che seguiva e pedinava fin sotto casa, mostrandole pure i genitali. La famiglia della ragazza ha allertato i carabinieri che hanno organizzato un appostamento e alle 7:30 di mattina hanno trovato l'uomo nella sua auto parcheggiata nel tragitto casa-scuola della ragazza, ma soprattutto i militari l'hanno sorpreso a masturbarsi all'interno della propria auto. È stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico. E continuiamo con la cronaca, in questo caso però andiamo a Fano perché la polizia ha fermato un truffatore che utilizzava la cosiddetta tecnica della rottura dello specchietto. Durante una serie di controlli gli agenti hanno notato un'auto sospetta che accelerava e decelerava in prossimità di rotatori e semafori. L'auto è stata fermata in via Canali Albani dove è stato sorpreso un 22enne laziale intento a raccogliere da sotto il sedile della sua auto una serie di sassolini che poi utilizzava per colpire gli specchietti retrovisori di malcapitati automobilisti. Così facendo simulava danni nei confronti della sua auto, innescando così una richiesta di risarcimento. Le indagini della polizia di Fano hanno permesso di rilevare decine di precedenti di truffa con questa tecnica a carico del 22enne in questione. Ed ora vi facciamo vedere un servizio che abbiamo registrato questa mattina perché decine di titolari di agenzie di viaggio di Pesaro si sono radunate in Piazza del Popolo per esternare il loro stato di grande sofferenza dopo un 2020 disastroso per bilanci in perdita. Le agenzie di viaggio di Pesaro si sono radunate questa mattina in Piazza del Popolo per manifestare lo stato di disagio di una categoria strangolata dalla crisi derivata dal Covid-19. Agenzie presentatesi in piazza armate dei bilanci in rosso del 2020, delle prospettive nere per il 2021 e delle rimostranze verso un comune che decide di sgravare di tasse le attività nascenti con un diverso trattamento per quelle esistenti. Queste le criticità esternate in una manifestazione che ha avuto il fuori programma dell'incontro con il sindaco Matteo Ricci. Incontro dai toni piuttosto accesi, col sindaco che ha dissentito sulla modalità di una protesta che non ha seguito le normali procedure di rappresentanza. Bastava una telefonata o bastava prendere un appuntamento, ha stigmatizzato il primo cittadino che ha poco gradito il presidio sotto il municipio. Fatto sta, le parti sono arrivati a programmare un incontro. Abbiamo un appuntamento per lunedì, quello che chiediamo è molto semplice, non siamo fino adesso stati ascoltati, le varie mail che abbiamo inviato non hanno mai ricevuto risposta, e chiediamo di essere ascoltati, di avere l'esenzione delle tasse per 3 anni come è stato dato alle nuove imprese.
Non ci sembra giusto che alle nuove imprese vengano tolte per 3 anni le tasse, e noi che siamo nel territorio da anni e che siamo in netta difficoltà con fatturati a meno 90%, non veniamo ascoltati e dobbiamo comunque pagare le varie tasse comunali. Oggi siete venuti anche armati, diciamo così, di cartelline con tutti i rendiconti di quello che è stato questo annato terribile e di quelle che sono le prospettive. Esatto. I risultati sono su carta. Se l'anno scorso in questo periodo eravamo già 1,5 milioni di fatturato, quest'anno siamo a 160.000 euro. Quindi parliamo di un calo intorno al 90%, e io sfido chiunque, qualunque imprenditore, ad andare avanti con questi numeri, cioè considerando che tutti i dipendenti sono a casa, in cassa integrazione, non abbiamo la certezza sulla cassa integrazione, sappiamo che finirà a fine novembre, non abbiamo la certezza se poi continuerà. Non abbiamo nessuna certezza, non sappiamo quando la gente potrà ripartire, e continuiamo a pagare gli affitti, continuiamo a pagare la luce, continuiamo a pagare le varie bollette, circa 10.000 euro al mese continuiamo a pagare, con un futuro che non è certo. Il sindaco poco fa non ha assolutamente contestato le vostre motivazioni che vi portano qui, ha magari discusso il modo in cui vi siete presentati, un problema di rappresentanza che forse è stato un difetto in questa comunicazione tra categoria e comune. Purtroppo su questo ha perfettamente ragione, non posso dar torto al sindaco, perché comunque come agenzie di viaggio di Pesaro, comunque come agenzie di viaggio in sé per sé, non abbiamo mai avuto una rappresentanza e non siamo mai stati rappresentati. Però non è giusto che ad una richiesta di un cittadino, quindi di un'impresa, una richiesta via mail, ma non una sola richiesta, varie richieste via mail, non siamo mai stati ascoltati. Siamo stati ricevuti solamente nel primo consiglio, subito all'inizio della crisi, e poi niente di più. I tavoli anticrisi non siamo mai stati chiamati, mai stati contattati, e questo non è giusto, perché comunque siamo sempre 25-30 attività per un totale di circa 100 dipendenti, non è corretto che passi tutto così. Da 6 giorni la residenza sanitaria assistenziale Bricciotti di Monbaroccio è stata evacuata per alcuni cedimenti strutturali e i suoi 19 ospiti sono stati trasferiti nella struttura ospedaliera di Galantara. Dopo quasi una settimana di verifiche ma anche di sopralluoghi, il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci ci spiega esigenze e prospettive per recuperare questa RSA. Siamo a una settimana dal primo sopralluogo fatto sabato pomeriggio dai tecnici dell'ASUR, in cui si è verificato, come ben sapete, la chiusura della struttura a fronte di problematiche derivanti da alcune osservazioni fatte dal personale infermieristico interno alla struttura, dove aveva rilevato quelle crepe che hanno creato il disagio iniziale. Abbiamo fatto un secondo sopralluogo lunedì pomeriggio con i tecnici di ASUR, con i tecnici della ditta Sciamana Ingegneristica di Pergola, che aveva fatto e redatto una perizia già a novembre nel merito della struttura per le qualità statiche e sismiche della struttura, e siamo stati presenti anche come ufficio comunale con l'ufficio tecnico. Abbiamo trovato una forte collaborazione da parte di tutti i tecnici, c'è da parte di tutti la volontà di fare quello che c'è da fare sulla struttura, naturalmente attendendo le perizie. La prima perizia dovrebbe essere conclusasi o sta in fase di conclusura sulla fase geologica, in quanto domani mattina faranno un altro sopralluogo i tecnici geologi per verificare lo stato dei basamenti dove la struttura è coricata, e si sta facendo anche l'altra perizia, che è quella statica, che in parte era già stata inserita nella perizia sismica di novembre, di cui dicevo prima, e che entro qualche giorno dovrebbe essere redatta. Quindi c'è la grande collaborazione da parte dei tecnici dell'ASUR, che stanno accelerando quanto più possibile per far sì che dentro quella struttura ritornino gli ospiti e il personale ospedaliero, e non solo, anche perché in quella struttura abbiamo un centro prelievo che riguarda l'analisi del territorio, nonché un ambulatorio medico, e capiamo la gravità di perdere queste due situazioni in un particolare periodo come questo, ove siamo in procinto di procedere con i vaccini ed le eventuali difficoltà che possono essere arrecate dai problemi influenzali che potrebbero derivare nei mesi a seguire. Pertanto questo è il percorso fatto in questa settimana. Posso certamente ringraziare anche la Regione Marche, che si è messa a disposizione per garantire quanto più celermente il ripristino di quella struttura. Però quello che io chiedo come sindaco, in quanto piaccia o non piaccia,
sono il responsabile della salute del territorio e sulla mia salute del territorio ho chiesto delle garanzie di due tipi, quella pubblica, perché noi siamo per una sanità pubblica e quindi su quella struttura si debbono fare degli interventi legati al pubblico e quindi interventi pubblici, ma soprattutto mirati su come organizzare quella struttura in futuro, cioè quali obiettivi dare a quella struttura, perché in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni si è visto sempre lavorare un pochettino, forzatemi il termine, a braccio, creandosi sempre dei disagi. Gli interventi che i tecnici devono fare devono essere mirati sulla base di quella che è la volontà politica. Se la politica dice che quella struttura deve essere, deve guardare nel futuro, creando questo o quel servizio, i tecnici a quel punto possono individuare il da farsi, altrimenti diventa difficile per tutti. È una struttura che per il territorio è fondamentale, sia per quanto riguarda il servizio offerto, sia per quanto riguarda l'indotto, sia per tutto quello che riguarda quell'economia che gravita su quella struttura. Quindi ci sono dei problemi legati al socio sanitario che quella struttura permette di sopperire, ma non solo a Monbaroccio, io questo ci tengo a dirlo, quella è una struttura che è valida per il territorio ed è valida anche per il futuro dei territori che circondano Monbaroccio, perché come ben sappiamo avremo una popolazione sempre più longeva nel futuro e se non guardiamo avanti con queste strutture diventerà difficile dare una risposta alle difficoltà che ci saranno socio-sanitarie sul nostro territorio. Ed ora è il momento di parlare di politica, in particolare del Partito Democratico con il segretario regionale Giovanni Gostoli che ha annunciato le sue dimissioni e ha convocato per lunedì la direzione del partito. Partito in cui nelle ultime settimane è spiccata anche la mancata rielezione di Renato Claudio Minardi in consiglio regionale, come ben sapete. L'esponente fanese si dice però pronto a ripartire per contribuire alla creazione di un PD che sappia interpretare e risolvere i problemi dei cittadini. Simone Celli lo ha intervistato. Tornare in mezzo alla gente per comprenderne davvero i problemi e impegnarsi a risolverli. È questa la ricetta di Renato Claudio Minardi per la ripartenza del centro-sinistra dopo la recente debacle alle elezioni regionali. È proprio lui il grande assente tra i neoeletti in consiglio regionale. Nonostante le sue 4.490 preferenze, infatti, l'esponente fanese del Partito Democratico, nonché ex vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, non ce l'ha fatta. Ma dopo una breve pausa, si dice pronto a ripartire con un nuovo slancio. Dopo 5 anni di lavoro molto impegnativo in consiglio regionale, che mi ha visto lavorare in prima linea, in prima fila, con tanto impegno, con tanta determinazione, portando a casa per il territorio anche tanti risultati che sono sotto gli occhi di tanti cittadini, credo che sia giusto trovare un momento di riposo, un momento di relax, di dedicarsi alla famiglia, di dedicarsi agli affetti, per poi ripartire temprati, ripartire con l'impegno, con la determinazione di prima, perché la mia passione per la politica non viene meno. L'impegno primario è quello di ritornare in mezzo alla gente, nelle fabbriche, nelle periferie, nei territori, perché i cittadini hanno bisogno di sentire la politica vicino, quella politica che analizza ma che dà anche delle risposte, perché se dai delle risposte ai cittadini, come è giusto e doveroso fare per chi fa politica, si riesce anche ad evitare che le risposte vadano con la semplificazione al voto di protesta o al voto a favore di chi urla di più. E i problemi ce ne sono tanti, la crisi economica ha creato tantissime difficoltà in questi anni e ai cittadini dobbiamo corrispondere il nostro impegno e la nostra comprensione, stando in mezzo a loro. Soltanto stando in mezzo ai cittadini si capiscono i problemi, altrimenti quando si va nei tavoli dove si prendono le decisioni, se non sei stato in mezzo ai cittadini non hai la capacità di comprendere quali sono le soluzioni giuste o i provvedimenti giusti da adottare. Per Minardi serve un vero e proprio cambio di passo e questo vale anche per il PD regionale, dove da giorni si respira aria di cambiamento. Io credo che ci sia bisogno in prospettiva comunque di andare ad una fase congressuale, perché dopo una sconfitta così importante come quella che abbiamo avuto nella Regione Marche, provocata da tanti fattori, ci metterei il terremoto, una calamità naturale che è caduta addosso alla Regione e della quale la Regione non porta le responsabilità principali. La sanità, una Regione che ha cercato di riorganizzare il sistema
vincolata e obbligata da un decreto nazionale, ma che ha fatto allontanare i servizi dai cittadini. Ecco, le liste di attesa sono questi i temi su cui dobbiamo trovare un modo per dare delle risposte. Il Partito Democratico, la prima cosa che deve fare è analizzare i perché. A fronte di questo, credo che un congresso con un approfondimento, non un congresso tagliateste, un congresso che vada nel profondo per capire quali sono le vere problematiche che hanno favorito un centrodestra e che ha visto sempre di più allontanare la regione nei confronti dei cittadini. Ecco, dobbiamo rimettere insieme gli anelli della catena, dobbiamo riannodare il filo per fare in modo che il centrosinistra e il Partito Democratico ritrovino quella sintonia con i cittadini, con la popolazione, dando risposte adeguate, facendo un'opposizione vigile e propositiva nei confronti di chi ha vinto le elezioni, e in questo momento dobbiamo rimboccarci le maniche, e lo ribadisco ancora una volta, stando assolutamente sempre e comunque in mezzo alla gente. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per mandare foto e video e segnalare tutto quello che non va nella nostra provincia di Pesaro Urbino, 370-366-7210. Oggi parliamo di Maria Grazia, una nostra telespettatrice che ci ha inviato alcune immagini che riguardano un argomento di cui ci siamo occupati spesso e che torna a ripetersi: gli accumuli di ghiaia e detriti che periodicamente si depositano alla foce del fiume Foglia, creando un tappo pericoloso soprattutto in vista di precipitazioni e piene del corso d'acqua. Alla domanda della telespettatrice sulle tempistiche di rimozione di questa massa di ghiaia, proprio oggi dal comune di Pesaro sono arrivate rassicurazioni che l'intervento di pulizia alla foce è già previsto per la prossima settimana e sarà quindi calendarizzato in base alle condizioni meteo. Visto il grande successo di pubblico, il Comune di Pesaro ha annunciato la proroga fino al 10 gennaio della mostra dedicata alla storia della musica italiana Noi non erano solo canzonette, che si potrà continuare a visitare per altri 3 mesi ai Musei Civici e al Museo Nazionale Rossini. Si conclude invece domenica la mostra personale di Oscar Piattella, Disgregazione e Unità, solcando la misura rinascimentale di Urbino, che si è tenuta al Centro Arti Visive e Pescheria di Pesaro dallo scorso 26 giugno. La mostra si chiuderà con un'importante donazione dell'artista alla città di Pesaro. Alle ore 11, in Piazza della Creatività, di fronte alla pescheria, infatti, si terrà la cerimonia di donazione al comune del Polittico per Pesaro. Si tratta di un riferimento alla pala di Giovanni Bellini, esempio del Rinascimento conservato ai Musei Civici. E sempre domenica, ma alle 18.45 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta Cagli, quarto concerto della 14ª edizione del Festival Castelli d'Aria, itinerari organistici nella Val Metauro. Ospite dell'evento sarà Alessandro Bianchi, artista che ha realizzato oltre 2.200 concerti nelle più grandi e importanti cattedrali e sale da concerto di tutto il mondo. Continuiamo a parlare di appuntamenti per il fine settimana, in questo caso domenica alle ore 21 andiamo al Teatro Rossini perché protagonista sarà la Gioacchino Orchestra, un'orchestra giovanile della provincia di Pesaro Urbino che si è formata nel 2012 per diffondere la cultura musicale alle nuove generazioni. E allora abbiamo parlato di questo concerto che appunto ci sarà domenica con Alessandro Bonato, che è il direttore d'orchestra di questa orchestra. Appunto, lui ha appena 25 anni ma è già molto affermato in prestigiosi palcoscenici internazionali. Abbiamo fatto 3 giorni sostanzialmente di una specie di campo studio, vacanza studio, dove eravamo lì su a Mercatello, sulle Marche, e abbiamo iniziato ad affrontare il periodo classico, proprio per avvicinarli un pochino di più a questo tipo di repertorio che è sempre più in voga nelle orchestre, specialmente in questo periodo, e che è, diciamo, il repertorio chiave e che muta anche il modo in cui deve essere suonato, con la filologia, con la ricerca autentica del suono, dello stile, del modo di suonarlo, eccetera. Per cui abbiamo cominciato questo bellissimo percorso facendo una sinfonia di Mozart e
un altro pezzo di Mozart, che era la piccola serenata notturna quest'estate, e ora abbiamo ripreso Mozart, dove faremo appunto due sinfonie, una la numero 29, che è un pochino più piccola, che ha solo due oboi e due corni, e poi invece facciamo la sinfonia 35, che è la cosiddetta Hafner, che comincia a essere una delle grandi sinfonie di Mozart, quella del periodo, diciamo, del periodo tardo, del periodo maturo. Ok. Che portiamo davanti la battuta della Traviata, perché la mia idea era quella appunto di fare Verdi con loro, ma purtroppo causa Covid ovviamente non si riesce ad avere l'organico adatto per fare le grandi sinfonie e ouverture di Verdi, per cui ci mettiamo la Traviata, che comunque diciamo è un messaggio di rinascita. La battuta della Traviata inizia con il tema della morte, con il tema della malattia di Violetta, e dopo finisce, diciamo, sboccia il tema dell'amore, che è quello dell'amami al freddo, per cui è anche una sorta di messaggio di speranza sul fatto che la musica apparentemente sia morta, in realtà è ancora viva e vegetale. Ecco, hai citato il discorso del Covid, che limita comunque sia il pubblico sia chi si deve esibire, e questo è comunque un passaggio importante, potersi esibire, e ti chiedo in particolare che scenario rappresenta per te il Teatro Rossini. Ma il Teatro Rossini per me comincia a diventare, non dico una seconda casa, ma diciamo a Pesaro sta diventando una città importante per me. Io appena ho vinto il concorso a Copenaghen sono venuto subito a Pesaro a lavorare con l'orchestra del conservatorio, dove abbiamo fatto la cambiale di matrimonio per il compleanno di Rossini, per il 150esimo anniversario di Rossini. Dopodiché sono venuto al Roth XL e anche, diciamo, la stagione di quest'anno del Roth, dove ho fatto anche l'inaugurazione con la Betty Messolene. Per cui Pesaro comincia a diventare una città importante per me. E il Teatro Rossini ovviamente è un centro, un certo culturale, un centro nevralgico, ovviamente con il Roth. Per cui per me è un po' come... È un po' come una seconda casa a Pesaro. Ed ora lo spazio dedicato allo sport. Partiamo con la Vis Pesaro, parlando della brutta sconfitta di ieri per la Vis, che è stata battuta 2-1 a Ravenna nel turno infrasettimanale della terza giornata di campionato. Ravenna in vantaggio con Papa nel primo tempo, pareggio vissino di Gennari al 70esimo, ma pesaresi in affanno per l'espulsione pochi minuti dopo di Gelonese. Una doppia ammonizione che ha lasciato la Vis in 10 uomini, porgendo il fianco a Ravenna, che a un minuto dal termine è andato in gol con Marozzi, trovando la sua prima vittoria in campionato. Per la Vis è invece la seconda sconfitta consecutiva e dopo 3 partite di campionato i biancorossi si trovano sul fondo della classifica con un solo punto. Domenica alle 17.30 Vis di nuovo in campo allo stadio Benelli di Pesaro contro il Matelica, autentica sorpresa di questo primo scorcio di torneo. È reduce da 2 sconfitte consecutive anche la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, che domenica sarà di scena su un campo complicatissimo come quello di Venezia, contro la Reyer, che di fatto è ancora la detentrice del titolo, considerato che il Covid non ha consentito di assegnare lo scudetto 2020. Per la squadra di Repeja una trasferta ulteriormente complicata dalle condizioni fisiche di Delfino, che quasi certamente non verrà rischiato per questa partita. Si tenterà il recupero del capitano per il match con Trento. E concludiamo le nostre notizie sportive ricordandovi la prima giornata di Serie A di calcio a 5 con l'Italservice Pesaro, che scenderà in campo a Salso Maggiore Terme contro Mantova. La partita si gioca domani, sabato 10 ottobre, ma è stata anticipata alle 18 rispetto al preannunciato orario delle 20. Un appuntamento che i tifosi potranno seguire su Rossini TV con una diretta da non perdere sui nostri schermi, appunto, a partire alle ore 18. Ed ora vediamo un servizio dedicato a un'azienda fanese che si sta già preparando per il Natale. Ebbene sì, questi sono i nuovi strumenti che mettono in campo le aziende post-Covid.
In tempi post-Covid sono molte le attività che stanno un po' riorganizzando il loro lavoro. Ci troviamo a Fano, siamo da Panicali Ambienti, in questo caso un'azienda che è specializzata nell'arredo, nell'allestimento dei propri spazi per il Natale, che quest'anno ha deciso per prima cosa di non fare l'inaugurazione del consueto villaggio di Natale. Siamo con Filippo Panicali, il titolare. Filippo, raccontaci perché non avete deciso di non fare l'inaugurazione e di iniziare sin da ora l'allestimento del Natale. Allora, noi, come ben sapete, ogni anno, quando è fine ottobre, facciamo questa inaugurazione del villaggio di Natale, e quest'anno, per i motivi insomma che tutti sanno, abbiamo deciso di non fare alcuna inaugurazione, sia per la nostra salute, ma anche per la salute, diciamo, dei nostri clienti che vengono qui. Non vogliamo creare situazioni, ecco, di grosso affollamento. Quindi il motivo per il quale abbiamo deciso di anticipare il Natale, quindi già da questo weekend siamo già aperti, è proprio questo. Ecco, vogliamo, se ce la facciamo, creare sempre le stesse aspettative che abbiamo sempre dato col Natale. Poi, se ci venite a trovare, vedete un negozio molto più ricco di addobbi, di decorazioni rispetto anche agli altri anni. Forse quest'anno è l'anno, a mio parere, da tanti anni che faccio Natale, più interessante, ecco, anche perché ci sono tante novità. Però, ecco, quello che interessa a noi è cercare di far venire i nostri clienti in uno spazio un pochettino più diluito, più lungo, diciamo. E allora siamo curiosi però di sapere quali sono magari i colori che vanno quest'anno per l'arredo natalizio delle nostre case. Guarda, i colori più interessanti, oltre ai classici must, sono il rosso o l'oro. Ci sono tante tonalità nuove quest'anno. Già una è partita l'anno scorso, il rosa, e quest'anno abbiamo implementato l'addobbo del rosa con anche altri oggetti, oltre che sfere per gli alberi, anche altri oggetti dello stesso colore. Poi abbiamo il verde bosco. Entrando nel nostro spazio espositivo, quest'anno non troverete il solito tappeto rosso, ma un tappeto verde. Questo è indicare proprio che abbiamo voluto dare un indirizzo proprio a questo Natale un pochettino più diverso. C'è un Natale molto green, se vogliamo dire, ecco, quindi il verde bosco è abbinato all'oro, abbinato al rosso, abbinato al blu, anche il blu è un altro colore di tendenza. E poi abbiamo tutta una serie di oggetti e di illuminazioni nuove a risparmio energetico, a batteria, molto molto interessante. E allora, già da questo fine settimana siete aperti operativi anche la domenica? Sì, noi vi aspettiamo tutti i giorni, e chi vuol venire può tranquillamente anche telefonarci, si possono prendere degli appuntamenti. Ecco, il negozio è grande e quindi si gira abbastanza bene. Se qualche cliente è interessato a fare degli acquisti sia per gli addobbi natalizi che anche per il regalo, può venire qui tranquillamente anche nel mese di ottobre. Anzi, tra l'altro, facciamo quest'anno questo servizio che qualcuno li può anche prenotare, noi li lasciamo da parte e magari li viene a ritirare la prima, seconda, terza settimana di novembre. E per quanto riguarda gli orari, siamo aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e da questo weekend fino a Natale siamo aperti anche la domenica, sia la mattina che il pomeriggio. Filippo, ricordiamo un attimo esattamente dove si trova Panicali Ambienti. Allora, noi siamo a Fano, nella zona commerciale tecnico-distributiva di Fano di Bellocchi, in via Einaudi. Ci trovate molto, molto tranquillamente, e tra l'altro, ecco, abbiamo un parcheggio riservato di nostra proprietà, quindi anche il parcheggio è molto accessibile e comodo. E allora, complimenti a questa azienda, e sicuramente tanti di voi inizieranno, insomma, a fare i propri acquisti per questo prossimo Natale. Intanto andiamo a raccontarvi la programmazione di questa sera su Rossini TV. Questa sera alle 21.15 vi mostreremo un'assemblea nazionale dedicata proprio ai diabetici, che si è tenuta a Gabice Mare lo scorso fine settimana. Un'assemblea davvero molto interessante, si affronteranno delle tematiche, degli argomenti da non perdere. In replica anche alle 22.30.
Vi ricordo la rassegna di domani mattina, con voi ci sarà Marco Cadeddu alle 7:20 in diretta TV e anche Facebook, e poi con le consuete repliche della giornata. E il Valle Foglia Magazine lo avete visto oggi alle 19, lo potrete rivedere questa sera alle 23, ma anche domani a mezzogiorno e alle 20:30. E allora io non posso fare altro che augurarvi un buon fine settimana. L'appuntamento con la prossima settimana è per la rassegna stampa alle 7:20 di lunedì, ma ricordatevi che c'è anche domani. Buon fine settimana a tutti voi.